Quinta vittoria di fila per il Chieti, che esce vincente allo stadio Mancini per 1-0 in casa del Fano, che invece non riesce a bissare il successo di domenica scorsa a Castelfidardo. Nei primi 5 minuti i padroni di casa prendono il pallino del gioco, facendosi vedere in un paio di occasioni nell'area degli abruzzesi. Al secondo minuto, con un colpo di testa di Ricci, senza particolari velleità. Ben più pericoloso invece il tiro di Tortori al quarto, che Forti riesce a respingere. Da lì in poi il Chieti è venuto fuori. Al decimo, tiro di Bassini da fuori, senza pretese. Al dodicesimo la conclusione di Mariani da fuori area è insidiosa, Stafestas manda in angolo. Al trentunesimo il gol del Chieti. Arriva un cross per Fabrizi che di testa non sbaglia, 1-0. Passano 2 minuti e gli ospiti si rendono ancora pericolosi, con un'incursione che Granata riescono a risolvere mandando in corner. L'Alma si fa vedere dalle parti di Forti nei tempi di recupero del primo tempo, con una punizione di Zanni che finisce a lato. Nella ripresa il Chieti non indietreggia. All'undicesimo un tiro ravvicinato di Orlando, intercettato da Stafestas. 5 minuti più tardi, ancora gli abruzzesi in avanti, con un cross insidioso di Mariani respinto dalla difesa. Inizia la girandola dei cambi. In casa Chieti entra Eluasni per Bassini. Tra Granata, fuori Zanni e Manè, dentro Variale e Zanolla. Si fa vedere il Fano dalle parti di Forti al 21esimo della ripresa, con Casolla pericoloso a pochi passi dalla porta, niente da fare. Ancora un cambio per il Chieti, entra Verna, esce Fabrizi, e 2 per il Fano, in campo Trillò e Serges al posto di Tortori e Del Rosso. Il Chieti infine sostituisce Ventola con Koulibaly, ultima occasione per l'Alma, tiro di Zanolla di poco a lato. Cartellino rosso per Licaxiu nei minuti di recupero per fallo su Puglielli, anche lui subentrato in corsa. Finisce così 1-0, il Chieti festeggia sotto la curva il quinto successo consecutivo, amarezza in casa Fano, la lotta per la salvezza continua. Il Chieti ha meritato, però io credo che la squadra sia partita alla grande. Abbiamo fatto 30 minuti dove abbiamo messo noi in difficoltà il Chieti e il gol subito ha cambiato un po' l'inerzia della gara. Man mano che proseguiva il corso della partita, per noi diventava sempre più dura e il Chieti in contropiede ci poteva far male, però è la partita che si era messa da un punto di vista mentale nella maniera più sbagliata per noi, man mano che continuavano i minuti a passare, nella maniera migliore per gli avversari, senza nulla togliere al loro momento, insomma. Non ha campo alibi, l'arbitro sta in campo, per me ha fatto un po' di errori, però anche lui può fare gli errori e non cerco alibi, non li voglio, non li ho mai voluti e quindi lavoro su quello che io posso migliorare. Probabilmente non è stata la miglior prestazione dell'arbitro, ma guardo avanti, guardo la mia squadra, guardo la reazione, guardo una squadra che è rimasta in partita fino all'ultimo, guardo una squadra che ha dato tutto fino alla fine e di questo anche nella sconfitta io sono orgoglioso. Loro sono partiti aggressivi, hanno cercato di venirci a prendere alti, cercare di fare anche la loro partita. Noi siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo reagito palla su palla e poi ci siamo aggiustati, come hai detto tu, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto per larghe tratte la partita, peccato non fare il 2-0 perché penso che meritavamo di fare il 2-0 e poi ci sta che venire qua contro una squadra forte, perché fa una squadra forte e ci sta a soffrire poi fino alla fine. Quinta vittoria consecutiva, irruzione in zona playoff, andate col vento in poppa. Sì, però sappiamo da dove veniamo, quello che abbiamo passato e quindi da domani pensiamo al vostro Girardi e cerca di vincere la prossima partita.